ragazzi, oggi facciamo un video un po' diverso dal solito, nel senso che volevo parlare di un po' di cose su cui ho riflettuto ultimamente rispetto alla professione insegnante in generale, rispetto alle cose che mi sono accadute e rispetto a questioni su cui mi sono molto ricreduta, perché credo che possa essere di spunto, d'aiuto, molto spesso il nostro cervello proprio, no? Va in direzioni in cui non dovrebbe andare, cioè facciamo dei pensieri di confronto con gli altri o di idealizzazione di questo mestiere che ci buttano giù, che ci fanno sentire non abbastanza, ci fanno sentire inefficaci. E secondo me non è giusto pensare determinate cose. Penso che sia preziosissimo riflettere sul proprio operato, ma molto spesso ci sentiamo ingiustamente non abbastanza, ingiustamente incapaci, perché abbiamo come obiettivo qualcosa di idealizzato che in realtà nessuno è in grado tangibilmente di raggiungere. Detto questo, su che cosa ho riflettuto, no? Secondo me, quali sono un po' le cose da sfatare che in questi quanti anni di servizio? Non lo so, aspettate un attimo, 5 anni, questo è il quinto anno mio di servizio. Ho cercato un po' di capire, mi è capitato di respirare tra le tante persone con cui ho lavorato. La prima cosa è imparare a dire di no. È molto difficile, no? Soprattutto quando uno inizia con le supplenze, sei in un ambiente nuovo, vuoi farti vedere disponibile, hai tanta voglia, no? Di mettere a servizio anche quello che hai studiato, pensi di in qualche modo, no? Portare una ventata di novità, se magari è un ambiente fatto di persone che hanno tanta esperienza, ma magari non tanto aggiornamento. Il problema è che poi finisci con avere addosso tantissime cose e non riuscire a gestirne bene neanche una. Per cui agli incarichi aggiuntivi, a tutte quelle volte in cui vengono dette, viene detto puoi fare questo, puoi fare un'ora in più, puoi fare un'ora di qua, una sostituzione di là. Ogni tanto dire di no è sano per noi che riacquistiamo un po' di tempo nostro e dà anche inevitabilmente un messaggio agli altri. E il messaggio che diamo agli altri è che mettiamo dei paletti ed è importante mettere dei paletti perché altrimenti, ma io penso che questo valga a scuola e anche fuori, altrimenti rischia anche poi di non venire apprezzato il lavoro che fai, perché tanto dici sempre di sì a tutto. Per cui, secondo me, bisogna anche imparare ogni tanto a ricordarci che abbiamo una vita fuori da scuola e che non dobbiamo permettere a questo mestiere totalizzante di prendersi tanti, troppi aspetti della vita, no? E qui mi collego al secondo punto, che è proprio questo: riacquistare il tempo nostro fuori dalla scuola, fuori dal lavoro. Noi non abbiamo un telefono di lavoro, non abbiamo diritto ad una SIM lavorativa, abbiamo tutto mischiato, no? Sostanzialmente, perché nel telefono personale ti arrivano le mail istituzionali, ti arrivano i contatti della rappresentante di classe che ha un problema, ti arriva la mail per la circolare, ti arriva la notifica del registro ed è tutto un agglomerato insieme alle nostre questioni private, cosa che secondo me non è corretta. Sarebbe giusto avere una netta separazione, così come si fa in altre professioni, cellulare di lavoro, cellulare personale. Perché poi il cellulare diventa la metafora della nostra esistenza, cioè praticamente non si capisce più niente e non esiste un limite invalicabile per cui io passo da quella porta e non sono più a lavoro. Passo da quella porta e posso interessarmi solo dei fatti miei. È inevitabile portarsi emotivamente delle cose a casa,
tantissime volte, perché noi comunque veniamo a conoscenza di un sacco di cose delicate e quindi è normale, soprattutto se si ha un certo tipo di approccio, un certo tipo di sensibilità, andare a casa e sentirsi provati, però le comunicazioni che arrivano, che bombardano, le situazioni per cui si viene, insomma, messi a conoscenza di una cosa a qualsiasi ora, della mattina, della sera, bisogna cercare di evitarle perché altrimenti veramente esplodi e non hai più una vita. Io mi ricordo, e me lo ricorderò sempre, in tempi Covid, quindi nell'anno scolastico 19-20, 20-21, in cui c'era il referente Covid nelle scuole, io mi ricordo sta mia collega referente Covid. È chiaro, questo è un esempio limite perché era una situazione, credo, irripetibile, mi auguro irripetibile, però mi ricordo di quelle cose assurde, tipo lei alle 11 di sera a fare il tracciamento dei casi, lei alle 6 di mattina che si svegliava con altri casi e altre cose da fare, cioè lì tu rischi il divorzio, il crollo emotivo, l'esaurimento nervoso, rischi qualsiasi cosa. Per cui il mio consiglio è facciamo valere il diritto alla disconnessione e cerchiamo di mettere un punto ad un certo punto. Io lo so che ci sono tanti ruoli nella scuola per i quali è impossibile fare questo. Penso a un referente di plesso che deve organizzare le sostituzioni e dice che ci metto qua, che ci metto là e veramente non ci dormi la notte perché poi le classi non possono stare scoperte, no? Però bisogna ogni tanto avere la forza di dire ok, mi fermo, dico stop. Connessa a questo c'è tutta la questione numero di telefono. Allora, sul numero di telefono c'è una grande diatriba per la serie a chi dai il numero di telefono? Lo dai ai genitori il numero di telefono? Ma se sei un insegnante di sostegno, lo dai ai genitori il tuo numero di telefono? Ma se sei un insegnante curricolare, lo dai ai genitori il tuo numero di telefono? Allora, io parto con quello che dicono le norme, ok? Le normative dicono che non è professionalmente corretto intrattenere dei rapporti. Per esempio social, ok, adesso c'è la no nuova normativa social per la pubblica amministrazione, non è, no non sarebbe eticamente, professionalmente corretto avere i genitori degli alunni tra gli amici di Facebook, non sarebbe eticamente corretto, in teoria, neanche avere delle conversazioni di WhatsApp private con un genitore. Perché? Perché quando tu parli con un genitore è sempre bene avere almeno sempre un testimone vicino. È vero che è necessario che ci siano dei contatti tra insegnanti e genitori, proprio per questo c'è la figura del rappresentante di classe che, per come la vedo io, avendo il numero di telefono degli insegnanti o comunque dell'insegnante coordinatore, gestisce e fa da tramite, no? Ovviamente si prende l'impegno di non divulgare quel numero di telefono agli altri genitori. E quindi, se c'è la necessità di contattare qualcuno, si usa da tramite il rappresentante di classe. Ci sono delle situazioni di estrema fragilità, delle situazioni in cui mi è capitato di essere insegnante di sostegno in situazioni particolari, in cui ho dato il mio numero di telefono a genitori. Però, dove possibile, evitavo di usarlo, nel senso che magari mi venivano comunicate situazioni particolari, X, però se avevo qualcosa da dire al genitore, io lo prendevo, lo convocavo davanti ad altri colleghi, non mi mettevo a scrivere su WhatsApp, perché poi non è corretto, nel senso che in generale, quando un insegnante parla, non parla mai solo per se stesso, ma parli sempre a nome di un team. E non è giusto che io vengo lì e te lo vengo a scrivere su WhatsApp. Altra cosa su cui veramente qui voglio mettere un punto definitivo, perché a me è successo di essere in malattia, niente di grave, però insomma stavo male, e beh, è successo che mi venissero fatte delle pressioni per tornare a lavorare.
Ora, a me dispiace e sono a conoscenza del fatto che molto spesso ci sono delle persone che utilizzano i giorni di malattia in maniera impropria e questo mi dispiace molto. Però, dovete considerare che se noi stiamo male, punto. Se a scuola sono incasinati perché non sanno come organizzare le sostituzioni, perché non c'è nessuno, perché è un periodo di influenza e stanno male tutti, chi se ne importa se mi mandano il messaggio e mi dicono ma quando torni perché qui noi siamo in difficoltà? Non dovrebbero assolutamente farlo, anche sindacalmente è sbagliatissimo, ma io vi dico. Non vi fate influenzare, cioè se tu hai certi giorni di prognosi perché ti devi riprendere da una cosa, fattela la tua malattia, perché se poi tu non ti riprendi del tutto, torni a scuola, è un cane che si morde la coda, tu hai diritto a startene a casa e guarire. Se a scuola purtroppo sono, diciamo, in difficoltà, con tutto il bene del mondo, sono affari loro, ok? Ricordatevi sempre che noi della nostra sostituzione non ci dobbiamo preoccupare a meno che non prendiamo dei giorni di ferie durante l'attività didattica. Quello, secondo la normativa, è l'unico caso in cui io che mi assento, siccome mi fanno un piacere, perché le ferie durante l'attività didattica sono a discrezione del dirigente, allora in quel caso io devo dire al dirigente, ok, io quel giorno manco, però ecco qui chi mi sostituisce. In tutti gli altri casi. Specialmente se io sto male, ok? Quindi non è che sono andata, sono rimasta a casa perché, che ne so, devo andarmi a fare un giro al mercato. Se hanno delle difficoltà a organizzare le sostituzioni, pazienza, pazienza, mi dispiace. Io non rispondevo, mi è capitato, mi arrivavano dei messaggi e io non ho risposto, non ho risposto. Il massimo è, ci fai sapere quando torni così ci organizziamo. Vabbè, quello diciamo è un po' una situazione limite perché io in teoria ti potrei dire guarda, sono malata, non lo so, però che tu mi dica sbrigati perché e mi metti pressione non è assolutamente né sindacalmente né umanamente né eticamente giusto. Quindi non vi fate, diciamo così, trovare impreparati in situazioni del genere. Mi è pure capitato di sentire che addirittura dei dirigenti abbiano chiamato casa di un insegnante per dire ehi ciao che cos'hai quando torni? Sappiate che cos'hai non hanno diritto di chiedervelo perché c'è la privacy, quindi quando noi ci mettiamo in malattia loro non sanno perché il certificato arriva mancante proprio della parte con la diagnosi, loro sanno soltanto quanti giorni, punto. Quindi se un dirigente, se un collega X ti chiama e ti dice ma tu perché sei a casa? Sono affari tuoi, non sono affari tuoi, punto. Dopodiché, non vi fate impressionare se per caso questa telefonata dovesse essere fatta da, che ne so, da un referente di plesso, da un vicepreside. Ce ne può importare? Assolutamente no. Cioè, se violi la mia privacy, anche se sei l'uomo più potente della terra, stai violando la mia privacy. Io perché sto male? Non te lo dico, punto. Addirittura situazioni in cui tipo il referente di plesso viene lì e ti dice, mi è successo, viene lì e ti dice, ma tu che ai tempi usavo le ore studio, tu perché devi andare a fare un esame di sabato, no? Perché l'esame è di sabato. Ah, ma perché adesso fanno anche gli esami di sabato? Io quella volta ho sbagliato enormemente perché mi sono giustificata. Mi sono giustificata perché nella mia testa ho pensato, cavolo, il referente di plesso, però chissà che cosa mi fa se io non gli rispondo. E allora io sono andata lì con la prenotazione dell'esame e ho detto, guarda, l'esame si fa di sabato. Non è così, cioè se uno, cioè un referente di plesso di fatto è un docente come te. Io avevo le 150 ore, erano state autorizzate dall'ufficio scolastico, ero stata autorizzata dal dirigente. Mi sono sentita in dovere di giustificarmi con questa qua. Non dovevo farlo. Perché metteva in dubbio che io avessi l'esame di sabato. Poi, che cosa altro volevo dirvi? Come dicevo prima, nelle comunicazioni con i genitori, mai da soli, mai, mai nell'universo proprio. E
sempre un pochino accordati, nel senso, soprattutto se sono situazioni delicate in cui bisogna comunicare qualcosa di delicato, accordiamoci sempre un pochino prima su come dirlo, quanto essere diretti, ok? Perché non è bello poi che davanti al genitore magari un insegnante parla e l'altro dice no, ma io non la penso così. È sempre meglio organizzarsi, anche appunto, ripeto, prepararsi un po' prima per raggiungere l'obiettivo di dare al genitore, alla famiglia che tu hai davanti in quel momento, un messaggio univoco. Perché se già tu gli stai dicendo una cosa che a loro non piace, e poi loro ti vedono anche, che alcuni la pensano in un modo, alcuni la pensano in un altro modo, e dicono: ma cioè, non ho capito, no? Fare fronte comune invece è sempre una bella soluzione. Cioè, che una famiglia veda degli insegnanti che sono compatti sotto un certo fronte, secondo me è una buona cosa. Insomma, dà sicuramente un altro tipo di impressione, perché dobbiamo dare il messaggio, dobbiamo dare sicurezza, perché le famiglie tantissime volte cercano sicurezza. E dobbiamo anche parlare con strategia ai genitori, perché dipende sempre, cioè a noi serve la collaborazione della famiglia, perché senza collaborazione con la famiglia non vai da nessuna parte. Quindi, una volta che i genitori li hai inquadrati, devi anche cercare la strategia giusta per far loro indollare la pillola. Io lo so che dico delle cose che magari non sono proprio popolarissime, però posto che siamo tutti lì per il bene del bambino, a volte diciamo che non incontriamo proprio favore da parte delle famiglie, quindi magari no, se c'è una collega che ha un modo di dire le cose, magari un po' meno diretto, un po' meno di impatto, è meglio che parli lei. Se io sono troppo diretta, troppo irruenta, è meglio che mi sto zitta, ok? Poi alla fine inquadri un po' la situazione e dici: vabbè, come ci organizziamo? Perché se magari se glielo dico io la prendono in un certo modo, se glielo dice un'altra lo prendono in un altro modo. L'ultima cosa, e poi giuro non parlo più, la frustrazione è normale. È normale. Ci sono delle volte in cui tu ti guardi intorno e dici: caspita, cioè, non so da che parte girarmi, perché sono veramente 20 bambini, 20 modi di vedere le cose, 20 difficoltà diverse, 20 situazioni diverse, e tu non puoi pensare a tutto e non puoi pretendere di interessare tutti allo stesso modo. Ci sarebbero quelli con cui dovresti fare un'attività di recupero, alcuni che avrebbero bisogno di essere potenziati perché si annoiano, altri che, cioè, è una realtà talmente complessa una classe che è assolutamente normale sentirsi che a un certo punto dici: vabbè, oggi ho fallito e ieri pure. E vabbè. Cioè, è normale, nel senso che non tutti i giorni sono meritevoli di essere messi in una tesi di laurea come esempio magistrale di lezione perfetta con dei risultati perfetti. Ci sono tante volte che uno prende delle prove di verifica, le va a correggere e vorrebbe dare delle sonore craniate al muro perché dice: santo cielo, quanto tempo ho investito, quanto ci ho lavorato sopra, non ho ancora trovato la strada giusta. E succede, anche perché i bambini di adesso hanno una soglia di attenzione bassissima, è molto 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 difficile interessarli, sono abituati ad avere una quantità di stimoli enorme in tempi brevissimi, quindi se tu ti metti lì a parlare classicamente, perché puoi fare una lezione parlando e non ti succede nulla, cioè la lezione frontale, anche se ogni tanto la usi, non è un crimine, però interessare dei bambini parlando, raccontando le cose, risulta adesso per loro, per come sono fatti, per gli stimoli a cui sono abituati, risulta noioso. Risulta noioso perché sono sempre i bambini che guardano i cartoni animati che finiscono in 3 minuti. Noi abbiamo guardato Heidi e per capire se Clara avrebbe ricominciato a camminare ci sono voluti 60 episodi, cioè per dire, no?
Cioè, il livello di pazienza ormai non c'è più, la soglia dell'attenzione è bassissima, difficilissima da catturare, e ad un certo punto hanno anche quell'età per cui anche allungare questi tempi di attenzione diventa complicato. Quindi è normale che uno se ne va a casa e dice: oddio, cioè, oddio, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? L'importante, secondo me, è essere sempre pronti a mettersi in discussione, tanto poi l'energia per ripartire il giorno dopo la troviamo, la troviamo. L'importante è accettare che ci siano dei giorni no, insomma, dei giorni che non vanno, dei periodi in cui uno è deciso, pronto, ci crede tantissimo in quello che sta facendo e poi magari invece non cogli nel segno. È normale, può succedere. Io spero che queste riflessioni in qualche modo vi siano state utili, spero di avervi un pochino intrattenuto. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace, ci vediamo al prossimo video. Ciao!